Ciao ragazze, scusate per come sto acconciata, non mi sono manco toccata stamattina, avevo troppe cose da fare. Tra i vari impegni mi sono ritagliata un pezzetto così per voi. Questo video si intitola Unite per il make-up. Perché vale? Unite per il make-up è l'evento di cui vi parlavo nello scorso video, nel precedente video. È l'evento che ho dedicato a noi ragazze di YouTube, perché penso che tra noi YouTubers bisogna che ci sia una certa unione, perché dobbiamo essere unite tra di noi e non odiarci o criticarci a vicenda, perché siamo unite da una passione, il make-up. E noi che abbiamo questa passione dobbiamo comunque scambiarci idee, consigli, parlare tra di noi, essere leali, essere vere e proprie amiche. Non è una cosa ipocrita, oppure dico vabbè voglio essere la paladina del make-up, no, non mi interessa, solo perché ho fatto tante richieste d'aiuto, qualsiasi cosa, un consiglio a delle ragazze che hanno avuto più successo di me, no? Perché lo fanno da tanti anni, e molte, non tutte, mi hanno risposto in modo negativo, non mi hanno risposto proprio. E lì ho visto, tu perché? Che c'è di male? Tu ho chiesto ad esempio che programma usi per montare il video, oppure che trucco ho usato, no, nessuna risposta. E ci sono rimasta tanto male, devo dire la verità, perché non pensavo, però non fa niente. Quindi nel mio gruppo La Varia Makeup ho fatto questo evento, Unite per il Makeup, sono contentissima perché hanno partecipato 14 canali e due blog slash pagine Facebook, qualcosa del genere, due blog, e sono veramente veramente contenta, grazie ragazze. Allora, passiamo all'elenco dei partecipanti. Una ragazza che ha tanto successo, che è molto brava e ha accettato l'invito di stare qui in questo evento, è stata Alessandra di Make It Glitzy. Il suo canale ve lo posto qui. Andatela a vedere, che è veramente bello, è una ragazza molto simpatica, bellissimo parere perché è una bella ragazza, molto disponibile ed è una persona squisita. Ed è questa la cosa più importante secondo me. Non basta essere brava a truccarsi o avere successo, se poi alla fine sei antipatica e sei acida e non rispondi mai a una domanda, non partecipi a nessun evento di un'altra ragazza. Dai, soft, siamo soft, non siamo le regine del tubo. Se ci stiamo divertendo, niente di più. Altre ragazze, allora partiamo dalle mie best friends. The Chic Makeup, ve lo posto qui, vabbè, poi ve lo posterò nelle nuvolette. La amo tanto, cioè fa dei tutorial bellissimi, soprattutto suonano da Tatangelo, Sensi, il suo video, comunque spettacolare, andatela a vedere piano piano, vedete tutti i suoi video. Perché veramente sono trucchi abbastanza semplici, diciamo, non sono irrealizzabili, ma però fa dei bei video, però sono difficili da fare. No, sono realizzabilissimi, quindi vedeteli e sono belli, ve li consiglio. Un'altra mia amica, Dolce Estetica. Dolce Estetica, proprio dal nome, è una ragazza dolce e parla molto dell'estetica, ambito estetico tutto in generale, non solo del make-up, ma soprattutto della cura della persona. Ho trovato molti utili video per quanto riguarda unghie fragili, peli incarniti, ma tante cose. Cioè, oddio, pelo incarnito, io non ce l'ho, manco io, però sono andata a vedere, per curiosità, vediamo, si può mai sapere. Comunque ti spiega tante cose nei dettagli e ti aiuta tanto a risolvere dei problemi della persona. Poi fa dei make-up, io per me sono irrealizzabili per me stessa perché non li so fare, sono bellissimi. Ad esempio ho fatto alcuni elementi della terra, fuoco, queste cose belle, particolari da vedere. Un video anche magari per il carnevale, per qualche festa particolare, da vedere. Poi, aspettate, c'ho l'elenco, mi dite niente per non dimenticare le persone. Isti, la mia amica Isti, Stella Makeup. Stella Makeup è la ragazza con cui ho fatto la collaborazione nel video Black Collaboration, che potete vedere tutto da questo lato o da quell'altro, perché non so poi dove uscirà. Vabbè, così. Fa dei video tutorial molto belli. Ah, l'ultimo che ha fatto era uno degli acquistini, se non mi sbaglio, della Essence. Bello, che l'ho visto, stavo così, ah, me lo devo comprare, sì. Bello, vedetelo.
Poi, make-up inizio parlato. Ah, Valex Makeup. Valex Makeup mi piace tanto, fa dei bei make-up. Io la seguo pure su Facebook, sinceramente, perché posta delle foto molto belle. Mi piacciono molto gli abbinamenti di colori, quel viola, il verde, queste cose così. E poi per le recensioni, io la vedo soprattutto per le recensioni. Ognuno delle ragazze le seguo soprattutto per qualcosa. Le recensioni sono molto dettagliate, mi ha aiutato ad acquistare parecchie cose, quindi grazie Valex. E poi ci sono le altre ragazze. Sila Makeup, che vi consiglio. Andatela a vedere. Poi Just Beautiful. Andatela a vedere. Dolce Stigoletto. Arte di Belle, molto brava. Vedetela. The Chic, l'ho detto. Sabrina Moi, Makeup Artist. Ah, anche. Vedetela. FM Moi, che poi vedete per esteso. Vedetela. Glamorous Makeup. Alessia Nielsen Beauty, molto simpatica e carina. Poi Micetta Makeup. E Sophie Jolie. Per quanto riguarda i blog, ci sono Orange Blossom e Daphne Makeup, che vi metterò nell'info box. Ragazze, vi voglio bene e siamo unite, unite, perché con l'unione si fa la forza. Dai! Un bacio, ciao ragazze!